Oggi siamo tornati nella Valle del Primiero, a casa mia, e vi porto con me a fare una delle classiche escursioni primaverili autunnali che più preferisco, quindi andiamo. Però prima di partire vi ricordate che tempo fa avevo portato un video su questo canale dove vi raccontavo quanto spesso vanno cambiate le scarpe da corsa. Direi che le mie sono completamente da cestinare. Per fortuna Salomon ci ha pensato al posto mio. Oggi proviamo le nuove Salomon Sensride 5. Scarpe della nuova collezione da trail running per quest'estate 2023. Quindi adesso non ci resta che metterle ai piedi e provarle durante la corsa di oggi. Andiamo. Il resto del kit estivo ve lo mostro un'altra volta. Fa ancora un bel po' freddo qui. Siamo partiti da località Caltena e oggi vi porto a scoprire una delle croci che sovrasta la Valle del Primiero. Fiatone, è nato sgocciolante, vai, mi! E superato il primo tratto pianeggiante che dura circa 3 minuti, comincia subito la salita. Primo tratto di salita è abbastanza ondulato, un continuo saliscendi, mentre la seconda parte picchia, picchia. E picchiava così tanto che nella seconda parte di salita ho avuto dei problemi con i file. Quindi ve la racconto lo stesso, però non preoccupatevi se vedete sole, pantaloni corti e degli outfit un po' diversi. E si impenna veramente, quindi preparatevi anche a camminare. Se vi portate dei bastoncini credo possa essere la scelta giusta. Sicuramente del peso in più, però vi possono aiutare nella salita. Tutta questa fatica la facciamo per arrivare in cima al Cimon di Fradusta. Più comunemente conosciuto come Sasso Padella, è una piccola montagna che sovrasta la Valle del Primiero e da qui avete una vista a 360 gradi sulle vette feltrine, la Valle del Primiero, le Pale di San Martino. Uno spettacolo unico. E fatta qualche foto, non vi resta che tuffarvi in discesa. Anche in questo caso, se rifacciamo la stessa strada, nella prima parte sarà abbastanza ripido e tecnico, mentre la seconda più scorrevole. Per i più temerari, c'è anche il segmento su Strava. Andate a provarli e fatemi sapere il vostro tempo. Perché no, sia in salita che in discesa. Ecco qui un vecchio modello di Salomon, ma con il grip ancora funzionante dopo 3 anni. Quindi chiudiamo parlando un attimino di queste scarpe. Beh, innanzitutto a me i colori piacciono un sacco e già è un ottimo punto di partenza. Non voglio fare una recensione accurata, ma darvi solo qualche feedback dopo queste prime uscite di utilizzo con queste scarpe. Purtroppo non ho provato la versione precedente perché ho sempre utilizzato altri modelli delle scarpe Salomon. Forse questo influenza un pochino il mio giudizio su questa scarpa. Rispetto al modello precedente è cambiata la tecnologia e i materiali dell'intersuola. Questo dovrebbe dare una risposta più elastica alla scarpa, però questo non posso confermarvelo non avendo appunto provato il modello precedente. Con questa scarpa devo dire mi sono trovato molto bene sia in salita che in discesa, il grip è buono. L'unico contro che mi sento di dare, però che forse deriva più dalla mia esperienza con i modelli precedenti, io ho sempre corso negli ultimi anni con le Salomon Pulsar, quindi una scarpa più avvolgente, e in questo caso mi sembra davvero il piede un po' ballerino all'interno della scarpa, però credo sia solo una questione di abitudine e sulla quale ci si può tranquillamente sorvolare. A parte questo, devo dire che mi sono trovato molto bene, per i miei allenamenti credo possa essere un'ottima scarpa e anche per voi un ottimo compagno di allenamento. Forse non la consiglierei come scarpa da gara per quegli atleti più forti e veloci, soprattutto nelle distanze più brevi, però credo possa essere un'ottima scarpa d'allenamento e soprattutto un'ottima calzatura per atleti amatori come me che si divertono lungo i sentieri. Quindi, ottima scarpa da parte di Salomon, come tutte le altre scarpe che ho provato fino adesso. Credo che con qualche chilometro in più mi abituerò completamente a questa scarpa, quindi magari vi potrò dare qualche feedback aggiornato. Fatemi sapere nei commenti se vi interessa questa cosa. Fatemi sapere anche se vi è piaciuto questo video
dove vi ho portato a fare un'escursione, mentre provo anche a fare una piccola recensione su questo nuovo paio di scarpe da trail running. E come sempre, se vi è piaciuto questo video, fatemelo sapere nei commenti e iscrivetevi al canale.